Questo è l'ultimo scialle che ho lavorato e del quale vi mostrerò tutti i passaggi per realizzarlo. È uno scialle che si lavora dalla punta allargandosi verso i lati. Ha una lavorazione molto semplice a trafori e legaccio. Ho lavorato questo scialle con un filato molto grande, anche se leggerissimo, e dei ferri numero 10, sempre utilizzando dei ferri circolari da 80 cm che contengano tutte le maglie man mano che si va avanti con il lavoro. Per realizzare questo scialle, che poi vedrete meglio in fotografia, ho utilizzato 300 grammi di filato. 100 grammi sviluppano 100 metri di lunghezza. L'unica cosa che se ne avessi avuto un pochino in più avrei potuto lavorarlo ancora. Per realizzare invece uno scialle con il filato tipo quello che ho utilizzato io poi nel campione, quindi più sottili, vi consiglio di acquistare almeno 200 grammi di filato. Poi, se volete continuare a lavorare, potrete aggiungerne dell'altro. Bene, vi lascio al tutorial e ci vediamo alla fine. Il campione di questo scialle sarà lavorato con un filo misto lana ed un ferro numero 5. Allora, iniziamo montando 7 punti. Primo ferro, lavoriamo due maglie insieme a dritto, un gettato e lavoriamo a diritto le 5 maglie rimaste, 1, 2, 3, 4 e 5. Secondo ferro, due rovesci, tre diritti, e terminiamo con due rovesci. Lavorando il gettato che abbiamo fatto nel ferro precedente. Terzo ferro, lavoriamo 4 diritti, 2 maglie insieme lavorate a dritto, un gettato e un diritto. Questo modello di scialle è particolare in quanto
ogni certo numero di ferri dobbiamo fare degli aumenti a destra e a sinistra in modo da allargare il lavoro. Questo, il quarto ferro, è il primo in cui dobbiamo fare degli aumenti, quindi facciamo 5 maglie di aumento sul nostro ferro in questo modo: 1, 2, in pratica è come se facessimo questa specie di cappiolino, quindi 3, potete fare così, 4 oppure direttamente col pollice, e 5. E lavoriamo questo quarto ferro con un diritto, due rovesci, non importa se il filo si allarga qui sotto perché poi tornerà ad aggiustarsi, 3 diritti, 1, 2, 3. Ora ripetiamo 2 rovesci e 3 diritti finché non rimane l'ultima maglia. Lavoriamo il gettato al rovescio, 2 rovesci e 3 diritti, 1, 2 e 3. Terminiamo con un rovescio. Quinto ferro, montiamo nuovamente 5 maglie sul ferro di sinistra. Uno, due, tre, quattro. E 5. Iniziamo lavorando 3 diritti, 1, 2 e 3, 2 maglie insieme a diritto. C'è un po' di difficoltà più che altro per le nuove maglie montate. Due maglie insieme a diritto, un gettato. Ripetiamo 3 diritti. 1, 2 e 3. Due maglie insieme a diritto. Un gettato, 3 diritti, 1, 2 e 3, 2 maglie insieme a dritto, un gettato a diritto gli ultimi 2 punti, 1 e 2. Sesto ferro, lavoriamo 2 diritti, 1 e 2.
due rovesci, quindi il nostro gettato al rovescio e la maglia successiva al rovescio. Ora 3 diritti. 1, 2 e 3. Ripetiamo lavorando 2 rovesci e 3 diritti. Uno e due, tre diritti, uno, due e tre, due rovesci. Se ci fate caso, i due rovesci vanno sempre, partono sempre dove abbiamo fatto il gettato del punto nel giro precedente. Quindi 1 e 2 e terminiamo con 3 diritti. 1, 2 e 3. Se abbiamo lavorato bene in questo ferro dovremmo avere 17 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ok, riporta. Ecco qua. Settimo ferro, 2 diritti. 1 e 2. 2 maglie insieme a diritto. Un gettato e 3 diritti. 1, 2 e 3. Ripetiamo partendo da 2 maglie a dritto, quindi 2 maglie a dritto prese insieme, un gettato e 3 diritti. 1, 2 e 3. 2 maglie prese insieme lavorate a dritto, un gettato e 3 diritti. Ottavo ferro, 3 diritti. 2 rovesci. Lavoriamo il nostro gettato, come avete visto. Ripetiamo 3 diritti. 2 rovesci. Tre diritti e 2 rovesci. Terminiamo con 2 diritti. 1 e 2. Nel nono ferro torniamo a montare le nostre 5 maglie nuove di zecca. 1, 2, 3, 4 e 5. E lavoriamo in questa maniera. Un diritto.
due insieme a diritto, un gettato. Ora lavoriamo 3 diritti due insieme a dritto e un gettato, e questa è la nostra ripetizione. 3 diritti, 1, 2 e 3, 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Ripetiamo, 1, 2 e 3, 2 maglie insieme a diritto, un gettato. Alla fine del ferro rimangono 4 maglie che lavoreremo a dritto. 1, 2, 3 e 4. Nel decimo ferro aggiungiamo nuovamente 5 maglie all'inizio. Siccome in questo ferro dobbiamo iniziare con una maglia a rovescio, l'ultimo punto che noi aggiungiamo io lo faccio girare 2 volte, 1 e 2, in modo che non mi dà problemi per lavorare la maglia a rovescio. Quindi facciamo questa prima maglia lavorata a rovescio. Ecco qua. E la maglietta non scappa. Poi lavoriamo 3 diritti uno, due e tre e due rovesci. Uno e due. Ecco qua. Ripetiamo la sequenza con 3 diritti e 2 rovesci fino alla fine del ferro. 1, 2 e 3. Come vedete ci ritroviamo con il primo rovescio a lavorare il gettato del ferro precedente. Quindi 2 rovesci e 3 diritti. 1, 2 e 3. 2 rovesci, 1 e 2, 3 diritti. Due rovesci, 3 diritti. 1, 2 e 3. Terminiamo il ferro con 2 rovesci e a diritto l'ultima maglia. I ferri 11, 12 e 13 vanno lavorati tutti a diritto.
Ecco qua. Nel 14° ferro aggiungeremo nuovamente 5 maglie al lavoro. 1, 2, 3, 4 e 5. Lavoriamo questo ferro tutto a diritto. Quindicesimo ferro, di nuovo aumentiamo di 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 e anche questo ferro va lavorato tutto a dritto. Ecco qua, abbiamo fatto il nostro quindicesimo ferro tutto a dritto. Primo giro. Che poi sarà quello da cui partirete ogni volta che ripeterete la serie di ferri. 2 insieme a diritto, un gettato, tre diritti, due insieme a dritto e un gettato. I punti da ripetere sono questi: 3 diritti, 2 insieme a dritto e un gettato, finché non restano 5 maglie sul ferro di sinistra. Quindi 3 diritti, 2 insieme a diritto e un gettato. Continuiamo fino agli ultimi 5 punti. Qua, dopo l'ultima ripetizione, 3 diritti, 2 maglie prese insieme a dritto e un gettato, lavoriamo gli ultimi 5 punti a diritto per finire il nostro ferro. 2, 3, 4 e 5. Ecco qua, questo è il nostro primo ferro che lavoreremo all'inizio di ogni ripetizione. Secondo ferro, 2 rovesci. Da ripetere fino alla fine del ferro, 3 diritti. 2 rovesci. Ripetete fino alla fine del ferro. 3 diritti. 2 rovesci per terminare il nostro secondo ferro.
Terzo ferro. Lavoriamo inizialmente 4 diritti. Due maglie prese insieme a diritto, un gettato. Le maglie da ripetere sono 3 diritti, 2 maglie lavorate insieme a dritto e un gettato, finché non rimane un'unica maglia. 3 diritti, 2 maglie insieme prese a dritto, un gettato e a diritto l'ultimo punto. Dopo aver ripetuto i ferri 1-15 per avere sul ferro 157 maglie, vediamo come lavorare per arrivare alla chiusura. Un'ultima ripetizione dei ferri va dal primo al decimo. Ecco, io già l'ho preparato sul mio campioncino. Lavorare i ferri quindi solo dal primo al decimo ferro. Il ferro successivo va lavorato a diritto, includendo però due aumenti. Facciamo un primo aumento subito, lavorando la nostra maglia al dritto sia davanti che dietro. Quindi, 1. Passiamo il ferro dietro e andiamo a lavorare nella parte del retro della maglia e facciamo un altro diritto e sfiliamo il punto. Ora lavoriamo a diritto fino a quando non rimangono sul ferro solo due punti. Ecco qua, sono rimasti due punti sul ferro. Ora lavoriamo un aumento nel penultimo punto, quindi lo lavoriamo davanti e dietro e poi a dritto l'ultimo punto. Il ferro successivo va lavorato tutto quanto a dritto. Qua siamo al termine del ferro lavorato a diritto. Ora dobbiamo ripetere nuovamente questi due ferri, ossia il primo che abbiamo fatto con gli aumenti e il ferro a diritto. Ho ripetuto nuovamente il ferro con gli aumenti e il ferro tutto a dritto. Ora andiamo a fare l'ultimo ferro prima di chiudere le nostre maglie. In questo ultimo ferro lavoreremo di nuovo due aumenti. Quindi un primo aumento subito nella prima maglia, lavorata a dritto sia sul davanti che sul retro. A diritto fino all'ultima, alle ultime due maglie.
Ecco gli ultimi due punti rimasti nel penultimo. Facciamo l'aumento e poi lavoriamo la nostra ultima maglia a diritto. A questo punto, quando avremo in totale 183 maglie sui ferri, possiamo procedere a chiudere le nostre maglie. Il modello non parla di chiusura elastica, quindi facciamo una chiusura normalissima partendo con un diritto, di nuovo un diritto, e accavalliamo le nostre due maglie. Una nuova maglia diritto e accavalliamo. Di nuovo una maglia diritto e accavalliamo, e questo fin quando non avremo terminato tutti i punti che abbiamo sui ferri. Ed eccoci qua con il campioncino realizzato in filato sottile e lo scialle completo che ho realizzato con un filato grande nei ferri da 10. Quindi a voi la scelta su quale filato utilizzare per realizzare questo scialle. Potete utilizzare anche un filato di cotone, di viscosa, in lino, e secondo me verrà bellissimo. Bene, anche per questa volta è tutto. Spero che questo modello, che io ho trovato particolare ma semplice da realizzare, sia piaciuto anche a voi. Non mi resta altro che salutarvi e augurarvi un buon lavoro come al solito. Al prossimo tutorial. Ciao a tutte da Lilla.